persone transgender e persone di genere non conforme. In questa mia presentazione parlerò delle persone che si identificano o come transgender o come persone di genere non conforme. Utilizzerò l'acronimo TGNC per riferirmi a queste persone, dove T sta per transgender e GNC sta per persone di genere non conforme. Partirò da alcune definizioni chiave che cercherò di approfondire il più possibile per coglierne le diverse sfumature che sono in realtà importantissime per il lavoro che diversi professionisti della salute svolgono con queste persone. Transgender è un termine generico usato per descrivere diverse categorie di persone che mettono in discussione l'idea che il sesso biologico assegnato ad un individuo alla nascita sia sempre in relazione lineare e causale con quella che sarà la loro identità di genere ed orientamento sessuale. Il termine transgender racchiude una moltitudine di identità che va ben oltre una visione binaria dell'identità di genere basata sulla dicotomia uomo-donna o maschile-femminile. La definizione fornita di recente dall'APA stessa è la seguente: transgender è un aggettivo ed un termine generico usato per descrivere l'intera gamma di persone la cui identità di genere o ruolo di genere non è conforme a ciò che è tipicamente associato al sesso assegnato loro alla nascita. Fondamentalmente, questo è un gruppo di persone la cui esperienza interiore e soggettiva del loro genere non si allinea con il sesso biologico assegnato loro alla nascita. Solitamente la comunità transgender preferisce il termine transgender rispetto al termine transessuale. Questo perché il termine transessuale enfatizza il concetto di sesso biologico rispetto all'esperienza psicologica di genere. Quindi, quando si usa il termine transessuale, l'accento viene messo sull'aspetto anatomico, fisico, biologico, rispetto agli aspetti più emotivi, affettivi e psicologici che il termine transgender riesce invece a cogliere. Inoltre, il termine transessuale si riferisce solitamente a persone che hanno ricevuto trattamenti ormonali e/o chirurgici per modificare il loro corpo ed allinearlo al sesso opposto. Questo termine lascerebbe fuori, quindi, persone transgender che non si sottopongono a tali trattamenti, ma si sentono, si identificano comunque, come, transgender. A questo punto è importante fare, due precisazioni. La prima è che esistono diversi scenari di transizione e la seconda è che le scelte di genere non sono sempre riconducibili a scelte di identità di genere binarie. Partendo dalla prima, pur essendo vero che alcuni individui desiderano fare questa transizione con interventi medici attraverso l'uso di ormoni e o interventi chirurgici, definiti interventi affermativi, confermativi del loro genere, è importante sottolineare che non tutti gli individui transgender desiderano sottoporsi a tali procedure. Esistono infatti diversi possibili scenari legati alle scelte personali delle persone. Per esempio, alcune persone si sottopongono a terapie ormonali ed interventi chirurgici, altre solo a terapie ormonali, altri decidono di non sottoporsi ad alcuna terapia e modificano semplicemente alcuni aspetti esteriori, come per esempio l'abbigliamento, il trucco o l'acconciatura. La seconda precisazione, come dicevo, è che le scelte di genere non sono sempre riconducibili a scelte di identità di genere binarie. Ciò significa che non tutti gli individui transgender desiderano sempre fare transizione come maschi o come femmine. Infatti, non tutte queste persone sposano un'identità binaria di genere maschio o femmina. Come ben espresso in una delle recenti definizioni dell'APA stessa, va infatti precisato che sebbene il termine transgender sia comunemente accettato, non tutte le persone transgender e di genere non conforme si identificano come transgender. Di conseguenza, non esistendo una popolazione transgender intesa come un insieme uniforme di persone accomunate dalla stessa identità di genere, ma molte popolazioni transgender, la ricerca non può concentrarsi esclusivamente
come è avvenuto per molto tempo nel passato, su individui che si identificano come donne transgender, cioè individui a cui è stato assegnato il sesso maschile alla nascita, ma che poi si identificheranno come donne, e come uomini transgender, cioè individui a cui è stato assegnato il sesso femminile alla nascita, ma che poi si identificheranno come uomini. Arrivando ora alle diverse possibili identificazioni di genere, esistono diverse possibili identificazioni. Ad esempio, alcuni individui si identificano come gender queer, il che significa che potrebbero identificarsi come maschi o come femmine, nessuno dei due o da qualche parte nel mezzo. Altri esempi di possibili identificazioni non binarie sono gender non conforming, bigenere, genere neutro, terzo genere, poligenere e genere fluido. A tal proposito, Harrison, Grant e Herman hanno rilevato che il 13% delle persone transgender da loro intervistate nel loro campione statunitense preferivano un'identità diversa rispetto a maschio uomo o femmina donna, andando così a sfatare una visione binaria della sessualità umana e l'errata assunzione secondo la quale le persone transgender vorrebbero tutte apparire al termine del loro percorso di conferma di genere, come appartenenti al sesso opposto rispetto a quello assegnato loro alla nascita. Questo è il concetto di passing, ovvero passare per una persona appartenente al sesso opposto da quello assegnato loro alla nascita. Sebbene in questa ricerca la maggior parte delle persone che hanno risposto al sondaggio ha sostenuto di preferire identificare, oh, scusate, sempre in questa ricerca la maggior parte delle persone che hanno risposto al sondaggio ha sostenuto di preferire identificazioni di genere alternative, quali per esempio part-time di un genere e part-time di un altro genere, gender queer, pangender, terzo genere o ibrido e così via. Questa varianza nel modo in cui le persone percepiscono ed esprimono il loro genere è alla base di un altro termine che si sente spesso nel lavoro con le persone TGNC, ovvero il termine genere non binario. Questo è un altro termine generico usato per descrivere persone per le quali le etichette uomo-donna non sono accurate o sono insufficienti nel caratterizzare le loro identità di genere. Ciò significa che mentre alcune di queste persone si definiscono in relazione ai concetti di maschio uomo e femmina donna e possono decidere di identificarsi come uomini o donne TGNC, altre preferiscono definirsi al di fuori del sistema binario di genere. Di conseguenza, all'interno di questo termine generico esistono molte altre identità, etichette e descrittori di genere specifici. Per esempio, sotto il termine GNC, alcune persone si identificano come di genere non conforme. Il termine GNC viene usato per descrivere persone che sentono che la loro identità di genere non è completamente allineata con il sesso assegnato loro alla nascita. È anche spesso usato per descrivere alcuni bambini che mostrano un aspetto esteriore o comportamenti che sembrano rompere, piegare o deviare dagli stereotipi sui ruoli di genere e generalmente attesi da bambini, bambine o ragazzi, ragazze. Alcuni di questi bambini, ma non tutti, potrebbero identificarsi una volta adolescenti o adulti come persone TGNC. Infine, è importante distinguere i due tipi di servizi che gli individui transgender e di genere non conforme possono richiedere ai professionisti della salute, specificatamente ai professionisti della salute mentale. Alcune persone TGNC devono sottoporsi a un processo di valutazione finalizzato all'ottenimento di modifiche fisiche, come trattamenti ormonali e procedure chirurgiche, definite procedure affermative del genere. Secondo gli attuali standard di cura, il processo di valutazione è comunque necessario in quanto per legge viene chiesto al professionista della salute mentale di scrivere una lettera chiamata relazione in Italia al giudice, cui è stata istruita la causa per l'uso del farmaco e o per le procedure chirurgiche. Qualora cambiasse, sarà sufficiente scrivere allo specialista endocrinologo o chirurgo raccomandando il cliente per la procedura indicata.
Oltre ai servizi relativi alla transizione, i clienti TGNC possono anche richiedere una gamma completa di servizi psicologici o psichiatrici, ad esempio trattamento dell'umore, ansia o disturbo da uso di sostanze. Questi servizi possono comprendere anche percorsi di esplorazione del genere e orientamento sessuale, basti pensare ai pazienti questioning. A tal proposito, è fondamentale che il professionista della salute mentale accompagni il paziente attraverso questa esplorazione senza imporre le proprie opinioni. In conclusione, in entrambi questi casi, il professionista della salute mentale è chiamato a fornire servizi di valutazione e deve possedere un elevato livello di competenza in aree specifiche quali un livello avanzato di comprensione dell'identità di genere e dell'espressione di genere, comprensione delle diverse declinazioni attraverso le quali gli individui potrebbero rappresentare la loro varianza di genere, ed infine, una conoscenza delle opzioni di transizione a loro disposizione, comprese le risorse esistenti nel territorio per questa popolazione, per la popolazione TGNC.